Signori e signori, qui di fronte al moralizzatore che mi tutela in questa mia complicata intervista, Cirino Pomicino. Benvenuto a Beati Voi. Bentrovati, bentrovati. Si penta in tutto ciò che è un PM, eh? È un PM, eccolo là. Subito trasparenza, se preoccupi, sono solo un moralizzatore, si penta in tutto ciò che ha fatto, però. Va bene, grazie, grazie a Filippo Roma. E adesso. Ciao Filippo. È un piacere. Faccia bravo, mi raccomando. Difficile, difficile. Prego, si accomodi. Allora, lei, facciamo subito la carriera politica, no? Lei era tuttora un chirurgo. Neurochirurgo, ma lei esercitava, lei? Certo, per 11 anni. Ero assistente ospedaliero. Come spesso succede nel meridione, le classi dirigenti sono spesso espressione della classe medica, sono gente di male, è una cosa... Direbbero oggi espressione della società civile. Io ero un assistente ospedaliero, fui travolto da questa passione dopo il 68 della politica e divenne consigliere comunale. Per quanto tempo ha fatto politica? Beh, dal 1970 consigliere comunale e poi fino al 1994, quindi 24 anni. Soprannominato un ministro? Beh sì, perché in realtà quando si parla di napoletani o si motteggia e si rende folcloristico il personaggio oppure non si sta. Se invece fossi di Cuneo avrei avuto la bombetta, casomai, no? Vabbè. Cino Pomicino, lei è stato ministro. Io mi chiamo anche Paolo, non vorrei, siccome molti confondono il Cirino sia il nome. Io ho doppio cognome, purtroppo per responsabilità dei miei genitori, ma abbiamo doppio cognome. Paolo Cirino Pomicino. Allora, onorevole presidente, come lo chiama? Paolo Cirino Pomicino. Quante volte è stato ministro? Due. Quante volte, per quanti anni è stato deputato o parlamentare? 18. Diciamo? 18 anni. Quindi c'ha il vitalizio oggi? Certo. Certo, quindi... Calma, non vi scatenate perché qua l'Italia ormai adesso chissà sui forum. Ma certo, c'è la guerra dei poveri. Quanto prende adesso. Si può dire? No. 5.000. Quanto 5.000 prende? Euro. 5.000. Lei lo considera un diritto? No, lasci stare i diritti. Vede, nelle democrazie parlamentari e nelle democrazie c'è un bene che è prezioso. Poi naturalmente che cosa hanno c'è sta il moralizzatore lì. Sì. Che incombe su tutti e due, diciamo. Sì, sì. Forse più per lei che per me, ma insomma. il bene prezioso che si dovrebbe tutelare è la libertà e l'indipendenza del deputato quando esercita la sua funzione e anche nel futuro, nel cioè suo futuro. Non è che poi dopo 20 anni potevo rimettere la faccia di lungo, ma non solo, anche se ci fosse anche se fossi stato avvocato, se fossi stato ingegnere. Vabbè. Se uno fa per 20 anni, certo, ho capito la sua posizione e in parte la condivido anche, perché se noi adesso quando toglieranno il vitalizio, dopo che uno ha fatto 10 anni di carriera politica, voglio ricchi, dire o ci saranno i disoccupati. Ci sarà un giorno che ci occuperemo appunto del politico, adesso ci occupiamo del politico miliardario, che non lei, dico quelli che si rubano i soldi, un giorno ci occupiamo del politico indigente che magari appunto si è domani del politico che ha fatto magari 10 anni, il politico che poi quando ritorna al lavoro non riesce più a trovare lavoro. Perché per esempio parlate dei deputati, sapere, quanti processi ha avuto, voglio sapere questo. 42, quante condanne? Una. Mi dispiace. Ho letto due. No, due. La seconda condanna è quella che mi hanno chiesto la procura di Milano di patteggiare alcune una e mezzo, diciamo. Perché ero in lista di trapianto cardiaco e naturalmente non potevo fare sempre cedere, no, diciamo, la patteggiata. Siccome erano soggetti, poi su questo devo raccontare poi un aneddoto. Comunque diciamo la verità, c'è qualcosa di strano comunque, al di là della responsabilità politica, dell'imputazione, una persona che ha 40 processi e una sola condanna, c'è qualcosa che non funziona. Che cosa secondo lei? Quello che è accaduto in quella stagione è che in realtà si processava un intero sistema politico e d'altra parte i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti e naturalmente il dato vero è che lei ha parlato prima
parlando con un signore che faceva il PM, sì, sì, ma quello lo dico a fare così, però, il moralizzatore lo dico a fare lo così, fa per me, ma lo fa, solo lo fa, per lo me fa, perché io ci fa una cosa intellettuale, ho capito. Ma in realtà le racconto questo aneddoto per capire che cosa era accaduto. Nel decennale della morte di Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti, in cui io ero ministro del bilancio, e uno dei nostri collaboratori era Giovanni Falcone, direttore degli affari penali, sì, al Ministero di Grazia e Giustizia, nel decennale Giulio Andreotti ed io andammo a commemorare Guido Carli a Milano. Uscendo dopo la fine della cerimonia si avvicinò una persona molto alta e mi disse: ministro, si ricorda di me? Dico: io le chiedo scusa, sono diventato forse un po' anziano, ma non mi ricordo. Dice: no, ma lei non si deve scusare, perché lei non mi conosce, eppure secondo Di Pietro io le avrei dato 400 milioni, anzi sono io a chiederle scusa, perché io per uscire dal carcere ho dovuto patteggiare. Questa è la storia di Tangentopoli. Però io quello che le voglio chiedere, no? Che cosa non funzioni? Io le aggiungo di più, che io sono la testimonianza vera che la giustizia esiste, che il giudice a Berlino esiste, perché se dopo per 42 processi 41 mi hanno prosciolto. Cos'è che l'hanno condannata così tanto? Per finanziamento illecito, cioè per la mancata dichiarazione del contributo elettorale che la mia corrente e io per la mia corrente ebbi dal gruppo Ferruzzi nel 1990. Senta, però io allora io le dico la mia opinione, no? Sì, io credo che nel nostro paese non si riesce a mandare a casa i politici attraverso. Adesso è un po' cambiato. No, fino a un certo punto della storia italiana, quando si deve fare un cambio da casta dirigente, c'è sempre ricorsi a uno shock diverso. Ma lei deve studiare, dal però, voto. Lei però deve studiare. No, io dico, ma io lo dico come problema. Ma no, ma non è questo. Adesso dando ragione. Perché quello che il rinnovamento della classe dirigente c'è stato sempre. La Democrazia Cristiana ogni legislatura portava almeno 15-20 deputati nuovi. Ho capito, ma l'epoca zartagniniana ha introdotto, e io fui eletto in quell'anno 1976, ha portato decine di nuovi parlamentari. Lei dice: ma i leader sono rimasti 30 anni, 40 anni, ma i leader, se esistono, è continuo. Ecco, volevo chiederle questo, no? Allora, la cosa che lei non mi ha fatto dire, ma insomma, no, prego. Volevo darle ragione, è che poi alcuni fenomeni di corruzione che insomma hanno caratterizzato la stagione di Tangentopoli sono poi proseguiti, no? E abbiamo avuto altre Tangentopoli, non se ne è finito più. No, quindi vuol dire... c'è una differenza abissale. Io le chiedo scusa. Peraltro è una cosa che no, c'è una cosa molto importante. Lo dico sine ire et studio. Però mi faccia fare la domanda, se no non finiamo mai. E fa la premessa di due ore non finiamo più. Io la cosa importante che volevo chiedere è questo: c'è una fame incredibile di giustizia in Italia. Infatti. C'è una fame di giustizia, questi fenomeni, la popolarità che hanno i giudici, i giornalisti che si occupano di queste cose, la fame di queste notizie deriva dal fatto che c'è una percezione della differenza tra i cittadini politici pazzesca. Questa fame di giustizia poi produce questi meccanismi del capro espiatorio che sono il primo a denunciare. Allora, lei si sente in parte, per la sua parte, non per quella degli altri, per carità, responsabile di questa fame di giustizia che c'è stata in Italia al suo tempo? Lei forse non lo sa. Dal punto di vista politico. Ma lei forse non lo sa, ma io da 20 anni ho lasciato la politica. No, ma parlo di allora, di quella fame che si manifestò allora. Ma c'è stata tutta una storia diversa, che è legata a mille interessi che hanno rimosso la classe dirigente. Però un partito potente come il suo, no? Ho capito, un potente... no, lei fa la domanda, ci dà pure una risposta, ho capito. Un partito potente come il suo, che ci ha avuto così tanta responsabilità, non aveva... Ma noi commettevamo un errore grave, che è anche una colpa personale, quella di non spiegare che la politica aveva bisogno di risorse, perché in realtà io ho violato una norma di legge, che è quella della mancata dichiarazione alla Camera del contributo elettorale. Però questa era una norma che noi avremmo dovuto spiegare alla società. Questa è stata per noi una grande responsabilità. Il resto, noi abbiamo finanziato la politica democratica di questo paese, non si dimentichi, e lo dico a chi ci ascolta: negli anni 80, negli anni 70, noi abbiamo sconfitto
un terrorismo delle brigate rosse difendendo la democrazia di questo paese senza limitare la libertà degli altri. Molti nostri amici, incominciando dal presidente Moro, sono stati uccisi perché erano democratici cristiani. E di questo la storia ve ne rende merito. Sono state altre mancanze, però, Ci mancherebbe ad esempio altro. un rapporto con la criminalità organizzata non sempre chiaro, non sempre trasparente. No, anche su questo, vede, noi ci dobbiamo mettere d'accordo, però. Giovanni Falcone è stato ed è l'emblema della lotta alla mafia. Sì. E se Giovanni Falcone è venuto a lavorare con Giulio Andreotti per 3 anni circa, facendo il direttore degli affari penali e suggerendoci di fare tutta una serie di leggi come quella sui pentiti, dei quali ha parlato prima il PM Maresca, beh, signore, Giovanni Falcone sapeva con chi parlava. Sì, se avesse saputo che Andreotti era mafioso, beh, insomma, allora anche per la proprietà transitiva anche Giovanni Falcone sarebbe un amico degli amici dei mafiosi. Però non credo che lei possa adesso qui su questo palco smentire che vi sia stata una contiguità tra una parte del suo partito che mi è organizzata. Se lo fa, no, perde la credibilità delle altre cose che dice. Se lo vuole fare, lo faccia. Ma io lo dico, l'autorità politica, no, non tanto. Ma vede, lei la io non volevo parlare di questa cosa, però. Lei è la dimostrazione della piazza, lei non sa nulla. Eppure dice che in realtà c'è stato il collegamento tra una parte della democrazia cristiana e la criminalità, mentre altra cosa è avvenuta. Ci sono state contiguità fra singole persone. Okay. Di una serie di partiti, tra cui anche quelli della democrazia cristiana, con la criminalità organizzata. Certo, ma ci sono stati anche, come è noto, collegamenti fra alcuni magistrati e la criminalità organizzata. Ma io non la vedo sto derby tra lei e i magistrati. Non è no, che, ma non è un non derby. È che, non è voglio che per dire, me i magistrati sono cattivi. Voglio buoni, dire, lei, voglio dire che la responsabilità problema, dei singoli non può essere data. Ma io le, io le sto dando l'opportunità di salvare una parte della sua storia. Le sto dicendo. Ma lasci stare le sto dando questa opportunità, però dico: ci sarà una parte di responsabilità che la classe dirigente che lei ha rappresentato ha prodotto nella fame di giustizia di questo che questo ma paese ha avuto? Immagina che un partito che è stato 40 anni al potere non abbia peccato di omissioni o di altro. Me ne dica una sua, personale. Siamo ma una qua. Mia personale. L'ha fatto il moralizzatore, lo dica pure lei. E quello che gli ho detto, quello di non aver dichiarato alla Camera il contributo elettorale che avevo ricevuto, e questa è una colpa mia personale, ma anche una colpa del mio partito. E ora arriviamo invece a quello che è successo dopo. Secondo lei, i fenomeni di corruzione che sono verificati dopo la stagione che lei ha quelli non c'entravano non niente con niente i partiti. Lei ma voglio dire, è peggiorata che la situazione, cosa è cambiato? È cambiato questo. Lo spieghi. Che in realtà quello che avveniva era il finanziamento della campagna elettorale. Oggi c'è un finanziamento, una corruzione ad personam, per cui in realtà si diventa più ricchi. Le posso fare una battuta, però non me la fa fare poi a TV 2000. Qual è? E cioè i vari tesori di Bettino Razzi, di Arnaldo Forlani, del sottoscritto e di quant'altri, non ci sono mai trovati perché non ci sono. Secondo Report, uno solo si è arricchito. E chi? E si chiama Antonio Di Pietro. L'ha detto Report, non l'ho detto. Vabbè, io. Ma lei sta sempre a fare la polemica, volevo fare un discorso più alto. Lei ma sta, al contrario, negli anni al 90. Contrario, io invece, no, invece sono un amico di Antonio Di Pietro. No, invece mi interessa, io, questa, grazie a Dio, mi interessa questa differenza, questa trasformazione. Lei dice che prima c'erano comunque dei grandi partiti democratici e per cui questi fenomeni, insomma, esplosi a un certo punto, anche se lei non è d'accordo, insomma, di finanziamento illecito alla politica attraverso la corruzione degli appalti, avevano comunque una natura diversa. Certo. Invece quelli che ci sono oggi sono più ad persona, ma non c'entra niente la persona, campagna non c'entra elettorale. Ecco, non c'entra, c'entra niente i partiti perché non ci sono più. Ecco, secondo lei questo produce una soggezione della classe politica al mondo all'economia, economico, certo, all'economia? Che dubbio c'è? La finanza ormai è diventata padrona della politica, cioè, ma questa presenza, buona o cattiva, abbiamo delle opinioni diverse, insomma, della sua classe dirigente, però garantiva di più i cittadini, le dice da adesso ma in poi. I grandi partiti popolari, non solo la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, erano grandi partiti popolari dove alcuni protagonisti potevano anche avere delle responsabilità, ma i grandi partiti popolari hanno difeso un bene prezioso di questo paese, la libertà, la crescita e la democrazia. Noi siamo diventati negli ultimi 20 anni un paese impoverito e abbiamo aumentato il nostro debito pubblico del 150% rispetto al 92%.
Sì. Questi sono fatti, purtroppo. Ma lei non crede che alcuni presupposti della crisi che poi abbiamo vissuto erano stati posti anche prima? Non le riconosce neanche se, per, se lei è felice, se io dico sì, la democrazia sia stato un pessimo partito, sia felice. Ma non sia tutta. Felice, la DC è stato un pessimo partito. Io le posso dire una cosa, che dovunque vado... Io penso che voi avete abusato del vostro potere. No, non avete... Se avessimo abusato non saremmo arrivati al 92, sia certo. Forse se avessimo abusato... Ci siete arrivati voi, no, perché no, avete abusato. No, però, mi dispiace però adesso le posso dire una cosa personale, no? Personale. Allora io... Adesso, non me l'hai detto. No, quando sono venuto a lavorare qui, tutti quelli sono stupidi, oddio, Sortino è cattolico. Io in realtà ero cattolico pure prima, no? Quando io mi trovo a parlare con qualcuno della religione cattolica, la storia di un partito cattolico in Italia è sempre stata un inciampo per parlare di questo, come una pietra di scandalo. Cioè uno ne parla. Non era un partito cattolico, era un partito di cattolici. Di cattolici. È diverso. È diverso. Io devo ricordare. Ecco perché io ma lei mi fa le sottigliezze, le sto dicendo una cosa personale. Lei mi prima faccia dire. Cerchi di capire quello che dico, poi mi risponde. Sto dicendo, quando io parlo con uno che non ci crede, quando mi dice, sì, però. E mi pone sempre l'interpretazione della fede cristiana dentro la vita politica di questo paese come un ostacolo per credere. Ecco, lei questa responsabilità, non lei, il suo partito, se la sente addosso? No, per il semplice fatto che in realtà tutta la nostra classe dirigente, chi più chi meno a seconda delle stagioni, hanno testimoniato. Giulio Andreotti è vissuto in quella casa. I figli di Giulio Andreotti nessuno li conosce. Voglio dire, se voi andaste a trovare il mio patrimonio non lo trovereste, perché grazie, date bere agli assetati. perché in realtà la omissione di alcune responsabilità, la mancanza di alcune cose possono rendere responsabile una singola persona, mentre invece andava abbattuto il partito dei cattolici. Si ricordi che in realtà è stata l'unica cultura politica che non è stata usurata dal tempo, la cultura del cattolicesimo politico, come si è internata in Italia e in Europa. Tutte le altre culture sono tutte alla canna del gas. La rivendica fino in fondo questa esperienza, io gliene do atto. Sarebbe strano se non rivendicassi. Io non rivendico tutte le cose che ho fatto. Ho detto delle colpe e delle responsabilità. Okay. Delle omissioni. Adesso invece voglio parlare, per chiudere questa nostra conversazione, una cosa che le sta a cuore. Allora, io mi accorgo effettivamente che c'è un rapporto con la giustizia malato in questo paese, no? Ci sono delle ondate di scandali, il fango, o diciamo la gogna, spesso sostituisce poi la pena, non no? C'è dubbio, ma lei infatti ha detto una cosa giusta. E questa cosa secondo lei come incide sulla vita politica? Pesantemente. Perché in tutto terrore, in chi non ha le spalle forti, i politici di oggi le spalle forti non ce l'hanno. Che cosa voglio dire? Lei ha detto nell'intervista che ho sentito con il pubblico ministero che la rogna è una pena terribile. La rogna ha una malvagità profonda, la fa piangere quando nessuno la vede, la fa urlare quando nessuno la sente. La rogna, non ci si può difendere dalla rogna. Dalla rogna in particolare mediatica, dell'informazione, sì, della televisione. Che lo le aggiungo di più, le ha detto una cosa che le garantisco non è stata mai vera nella mia esperienza. Io nella società, ma non solo napoletana, ma anche io vivevo a Roma e vivo a Roma, ma giro molto, ma anche nelle epoche lontane non ho mai avuto un risentimento popolare, ma ho avuto una rogna mediatica che indubbiamente è stata la mia grande sofferenza. E allora il dato vero è che, come le ho detto prima, io sono la testimonianza che c'è un giudice a Berlino. Perché la giustizia chi mi hanno. Ecco, naturalmente, però, quando la giustizia arriva dopo 10 anni, dopo 12 anni, dopo 13 anni, io le faccio un solo esempio. Io ebbi una richiesta di arresto e di luogo a procedere quando c'era ancora la... Sì. Propongo una proposta di mediazione. Se ci fossero delle leggi che permettono, quando ci sono dei reati così gravi come quelli che noi apprendiamo sui giornali, di corruzione pazzesca, che permettono di eseguire le pene con velocità e precisione,
forse si potrebbe evitare di anticipare il processo sui giornali. Ma le decisioni non funzionano, però, vero, perché non si riesce ad arrivare mai perché sono state smontate dai politici che non volevano essere condannati. No. Quindi se lei mi deve invitare un'altra volta, perché ha bisogno di essere guidato. Secondo me sono questi. No, ma le aggiungo un'altra cosa invece. Cioè. È sotto gli occhi di tutti la riforma della giustizia. Che cosa si dice? Si è detto, bisogna allungare i tempi di prescrizione. Niente po' di meno che 7 anni e mezzo l'attuale dirigenza politica ritiene insufficiente per dire se uno è innocente o è o colpevole. 7 anni e mezzo. Ma quando uno deve stare in tribunale? Io ci sono stato 15 anni in tribunale per dimostrare la mia innocenza per 41 processi. Sì, il 42esimo avevo stesso detto che adesso, ero responsabile. Adesso io devo fare leggere le sue beatitudini. Prima però le voglio dire che se io da giornalista riconosco che c'è un impazzimento del sistema, certo, lo è, perché la gogna precede la giustizia. E quindi poi interviene pure laddove c'è l'innocenza, no? E quindi sostituisce poi, se c'è una confusione tra giornalismo, magistrato, non si capisce più niente. Dall'altra parte però ci sono dei fenomeni di corruzione che non hanno uguali e che sono responsabilità di una classe politica. Lei questa responsabilità però non l'ha riconosciuta. Io no, ma non la riconosco per un quindi motivo siamo semplice. Così, per un motivo semplice. Siamo rimasti un po' zoppi. Ma per un motivo semplice. Ma a suo giudizio, perché oggi c'è una protesta che 20 anni fa non c'era? Ma insomma... Non c'era. C'era un fenomeno come Tsipras, c'era un fenomeno come Grillo, c'era un fenomeno di astensionismo ai voti nel 1992. Ma lei non si ricorda? Andavano a votare l'85% degli aventi diritto. Durante Mani Pulite c'è stata una protesta, hanno fatto pure il film. Ho capito, c'era una piccola minoranza che ci stava, ma non c'è dubbio che l'opinione pubblica fu colpita in quel periodo. Però avveniva che appunto uno faceva 42 processi e poi dopo 20 anni 41 processi era assolto. Però questo era il dato drammatico che si è realizzato. Onorevole, meno male che ho cominciato a fare giornalista quando lei aveva già smesso di far politica, perché lei è un osso troppo duro per me.